Esercizio Amaldi, numero 30, pagina 130. C'è un sistema che allo stesso tempo è un oscillatore armonico, grazie a questa molla, e anche un pendolo. È una sfera di massa 1,6 kg, sospesa con un filo di 92 cm e collegata a una molla orizzontale di costante elastica 140 N al metro, attaccata a un muro verticale. Prima domanda: dimostrare che se la sfera viene spostata leggermente, per esempio a destra di un angolo piccolo, rispetto alla posizione di equilibrio che è questa, si muove di modo armonico. Poi determinare pulsazione, frequenza e periodo di questo modo armonico. Come al solito, per risolvere questi esercizi bisogna sempre impostare la seconda legge di Newton, la legge del moto, riconoscendo la forza totale che agisce su questa massa, considerata come puntiforme, un punto materiale. Le forze sono due, sono la forza elastica della molla e la forza peso parallela. Se il sistema fosse semplicemente un pendolo senza la molla, avremmo soltanto la forza peso parallela, questa. Se invece il sistema fosse soltanto un oscillatore armonico senza il filo, avremmo soltanto la forza elastica. La forza elastica è data dalla legge di Hooke, cioè è proporzionale allo spostamento S dalla posizione di equilibrio indicata qui con la lettera O. Il segno meno si giustifica perché se lo spostamento è avvenuto verso destra, questa freccia S, allora la forza elastica è verso sinistra, segno meno. Invece la forza peso parallela, come già sappiamo dall'analisi del pendolo dei video precedenti, è la componente ottenuta con sen alfa del peso mg, quindi meno mg sen alfa. Anche qui il meno sta a significare che la componente parallela del peso è rivolta verso sinistra, se lo spostamento S è avvenuto a destra. Inoltre, come già sappiamo dai video precedenti, sen alfa lo possiamo approssimare con S su L, cioè il cateto opposto all'angolo alfa diviso l'ipotenusa, che è la lunghezza del filo. Questa approssimazione è buona per piccoli angoli perché lo spostamento possiamo immaginare che sia un tratto rettilineo e non un arco di circonferenza. Inoltre, per piccoli angoli, questa forza peso parallela possiamo immaginare che sia proprio orizzontale e non in direzione inclinata. Dopo aver fatto questa sostituzione, vediamo che la forza peso parallela è proporzionale anche lei, come la forza elastica, all'allungamento S. Quindi la forza peso parallela diventa più intensa quando noi spostiamo maggiormente la pallina verso destra. E si comporta quindi come una forza elastica, quindi un'altra forza elastica oltre a quella vera della molla. Quindi in altre parole è come se avessimo due forze elastiche, una è quella vera della molla e l'altra è la componente parallela della forza peso, che si comporta come se fosse una forza elastica perché è proporzionale all'allungamento, cioè è proporzionale allo spostamento della pallina dalla posizione d'equilibrio O. Quindi nella legge di Newton è come se noi avessimo due forze elastiche che si sommano. E infatti qui vediamo le loro espressioni: meno KS è la forza elastica vera, meno mg su LS è la forza peso parallela. Raccogliamo il meno e lo spostamento S e ricaviamo l'accelerazione. Infatti la prima domanda è dimostrare che viene fuori un modo armonico, quindi ricaviamo l'accelerazione dividendo per m e otteniamo questa espressione. Riconosciamo che è lo stesso tipo di espressione dell'accelerazione dei modi armonici. Infatti nei modi armonici l'accelerazione ha sempre la forma meno omega al quadrato per S. Allora, dal confronto con l'espressione che abbiamo ottenuto noi dalla legge di Newton, riconosciamo che omega è la radice quadrata di questa parentesi, quindi questa espressione. E notiamo che se noi avessimo soltanto l'oscillatore armonico, quindi niente filo ma solo la molla, allora la pulsazione, già sappiamo dai video precedenti, che sarebbe radice quadrata di K su M, quindi questa prima parte. Se invece noi avessimo soltanto il pendolo, quindi soltanto il filo senza la molla, sappiamo già che la pulsazione sarebbe radice di G su L. Allora, questo sistema fisico, che è sia un oscillatore armonico e sia un pendolo insieme, ha come pulsazione una specie di somma delle due pulsazioni dell'oscillatore armonico e del pendolo. Dico una specie perché non è vero che è la somma, cioè l'espressione che abbiamo trovato non è la somma di queste due radici. Comunque le contiene un po' tutte e due, quindi abbiamo sia la parte dell'oscillatore armonico che la parte del pendolo. A questo punto il problema è risolto, basta sostituire i valori numerici per trovare la pulsazione di questo modo armonico che compie questa pallina, questo sistema, e questo è il risultato. Qui si vede come viene fuori l'unità di misura, radianti al secondo. Basta sostituire a Newton la sua espressione chilogrammo per metro fratto secondo al quadrato.
Dopodiché radianti si può aggiungere, perché sappiamo che radianti è una unità di misura fittizia, cioè finta. La aggiungiamo perché così abbiamo la pulsazione in radianti al secondo. A questo punto è facile trovare frequenza e periodo, perché sappiamo che la pulsazione è 2π greco diviso il periodo, l'inverso del periodo è la frequenza, quindi invertendo questa relazione otteniamo la frequenza, omega diviso 2π greco, andiamo a sostituire i numeri, radianti lo togliamo perché la frequenza va espressa in hertz, che è 1 su secondi, e abbiamo questo risultato. Dopodiché il periodo lo possiamo trovare sia attraverso il reciproco della frequenza, oppure anche invertendo questa formula, quindi t uguale 2π greco su omega, e sostituendo i numeri abbiamo questo risultato.